Bisogna snellire le procedure nelle cause di nullità matrimoniale secondo un criterio di giustizia e di carità, perché c'è tanta gente che ha bisogno di una parola sulla sua situazione. Lo ha sottolineato Papa Francesco ricevendo mercoledì i partecipanti al corso di prassi canonica superato promosso dal Tribunale della Rota Romana. Prima dell'udienza generale, in aula Paolo VI, il pontefice ha ricordato anche di aver istituito, nel settembre scorso, una commissione speciale di studio per la riforma del processo matrimoniale canonico, con l'obiettivo di semplificarne la procedura salvaguardando il principio di indissolubilità del matrimonio. C'è tanta gente che ha bisogno di una parola della Chiesa sulla sua situazione matrimoniale, per il sì, per il no, ma che sia giusta. Ma alcune procedure sono tanto lunghe o tanto pesanti che non favoriscono e la gente lascia. Temi importanti e delicati che hanno trovato posto anche nel recente sinodo straordinario dei vescovi dedicato alla famiglia e nel quale, ha detto il pontefice, alcuni vescovi hanno proposto la gratuità delle cause. E anche essere molto attenti che le procedure non siano entro la cornice degli affari. E non parlo di cose strane. Ci sono stati anche scandali pubblici. Io ho dovuto congedare dal tribunale una persona che tempo fa, che ma $10,000 ti faccio le due, il civile e l'ecclesiastico. Per favore, questo no. Interesse spirituale e interesse economico, ha concluso, non possono essere attaccati perché lì non c'è Dio. La Madre Chiesa ha tanta generosità per poter fare giustizia gratuitamente, come gratuitamente siamo stati giustificati per Gesù Cristo. E questo punto è importante, che staccati le due cose.